Ciao amici del MyLab, anche adesso approfitto del bel sole della Florida per fare dei bei video mentre andiamo in giro in macchina, ci muoviamo e appunto viaggiamo. Visto che fanno tutto in macchina gli americani, non è una leggenda quella che mangiano spessissimo in macchina, ci mangiano un sacco. Noi invece cosa facciamo? Ci giriamo i video del MyLab, è interessante, vero? Bene, allora mentre va il mio pilota automatico, saluta esatto. Pilota automatico. Ciao, sono il pilota automatico. Sono il pilota automatico. Grazie Ivan. Prego. Allora andiamo a vedere cosa ho combinato dal punto di vista della glicemia in questi giorni. Allora qua vedete un bel grafico completo della glicemia che ho avuto nell'arco di una giornata. Guardate che bella curvetta, piatta. È andata sopra 100 solo una volta con un paio di eccezioni. Adesso ne parliamo, ok? Quindi, tutto sommato, dai, non lamentiamoci troppo. Anche qui in America è possibile mangiare correttamente e non ammazzarsi di cibi sbagliati che ti mandino sulla glicemia, ok? Allora, ci si sveglia alle 8, vedete? La glicemia era intorno a 77-88. Se vedete questi due numeri è perché sono i range entro i quali c'è la misura. Sapete che mi misuro con il glucometro sotto pelle, ma poi faccio delle correzioni con le misure con il glucometro normale. Ecco perché trovate due numeri un po' diversi, va bene? Quindi comunque bassa, siamo intorno a quello che dovrebbe essere la glicemia di una persona sana quando si sveglia. Mi sono svegliato e, come potete vedere benissimo dalla curva, non ho fatto colazione. Come vi dicevo, in questo periodo, visto che mi trovo a mangiare abbastanza grosse quantità la sera, cerco di applicare il digiuno intermittente. Digiuno intermittente nel senso che sto 16 ore senza mangiare, inclusa la notte in cui dormi, quindi non è una grande sofferenza, almeno non la parte notturna. E poi concentro quello che mangio in 7-8 ore, d'accordo? Quindi mi sono svegliato, non ho mangiato niente, quindi non ho molto da mostrarvi. Poi sono andato a pranzo, vedete, alle 12:13 la mia glicemia cominciava ad alzarsi. Non so se avete notato sta roba qua. È interessante perché quando cominci ad aver fame, quando ti muovi, si cominciano a muovere gli ormoni e comincia ad alzarsi la glicemia, perché il corpo dice sono a digiuno, ma metto in moto dei meccanismi che servono a produrre nuovo glicogeno da dentro e te li ributta in circolo un po' di glucosio, appunto. Quindi cos'è che ho mangiato? Beh, ho mangiato in maniera non direi sana, ma di più che sana, guarda che roba. Ho mangiato praticamente insalata abbondante, come piace a me, del pollo, delle coscette di pollo e del riso in quantità abbastanza contenuta, saranno stati 150 grammi di riso cotto. Quindi vedete, questa qua è la proporzione di quello che ho mangiato. Mi ricordo di aver fatto anche un bis, quindi non era poco quello che ho mangiato, era tantino, però vedete, mi stavo già divertendo a mangiare. Quello lì che ho sulla forchetta in questa foto viene chiamato hummus, praticamente una pasta di ceci con molto aglio, moltissimo aglio, te ne accorgi un'ora dopo quando stai digerendo, ed è squisito sinceramente, un buon cibo. C'era anche un bel primo fatto di pasta di quinoa, anche qua gli americani, come ha scritto qualcuno, a volte hanno l'attenzione al cibo quasi quasi meglio degli italiani, E vedete comunque che questa è stata l'area del pasto. La glicemia anche un'ora e mezza dopo non è andata molto sopra 100, è stata appena appena accennata, va bene? Quindi poi la glicemia è andata calando, vedete, tutto molto regolare. Ma vedete qua questa robina qua? Vedete questo schizzetto che ha fatto in alto la glicemia? Non è granché, non è granché questo aumento di glicemia, ma c'è da chiedersi come mai c'è stato un aumento di glicemia. Cosa ho mangiato lì? Cosa ho preso? Alle 16:15, ebbene sì, mi sono fatto uno di quei caffè che vanno di moda qui da Starbucks, ma non è tanto il caffè che fa andare sulla glicemia, sia chiaro, è piuttosto lo zucchero che ci mettono dentro. Questo qui si chiama caramel macchiato e mi pare di aver tirato giù anche la ricetta, vedete, ho preso quello piccolo perché c'erano anche quello medio e quello gigantesco, e solo quello piccolo aveva 25 grammi di zucchero. non era proprio una caramellina e basta, Vedete, ha creato quel caramel macchiato, pur essendo una giornata abbastanza attiva quella che ho fatto. Mi sono mosso, sono stato parecchio in piedi, ho camminato parecchio,
se facciamo ginnastica la mattina quando ci svegliamo molto spesso, quindi non è che sia stata proprio inattiva come giornata, ma guarda qua, ha creato uno sbalzo di 20-25 punti di glicemia. Quindi capite che bastano pochi zuccheri per sballare la glicemia. Poi vabbè, non c'entra tanto con quello che abbiamo mangiato, però ci siamo fatti un bel giro in un negozio biologico che c'era qui, si chiama Nature's Food Patch. Guarda caso, in un posto dove il cibo è un grosso problema, l'America, cominciano a nascere queste cose qui, questi negozi specializzati nel dare cibo buono. E guardate qua, abbiamo trovato veramente il paradiso dei salutisti. Queste sono noci di cocco già spellate, tu basta che le fori e le succhi. Il kefir, vendono il kefir cresciuto correttamente, ti vendono anche i germi di kombucha o di kefir o di yogurt per fartela a casa. E vabbè, ci siamo concessi una scatoletta di mirtilli in due, giusto per rompere l'appetito, non certo una molta roba da mangiare, non molte calorie, e ci siamo anche fatti del buon kombucha confezionato lì da loro. Poi a una certa ora, cavolo, abbiamo ceduto alla tentazione, avevamo molti impegni, abbiamo preso un paio di questi tramezzini giganti ciascuno, non sono giganti però sono abbastanza grossi, nutriti, erano più che altro nutriti di carne e pomodoro più che di pane, quindi non è che ci hanno rovinato molto la glicemia, però vedete, abbiamo saltato la cena purtroppo per questione di impegni, e mangiando solo due di quei tramezzini lì, guardate lo sbalzo, hanno fatto quasi più sbalzo che tutto il pranzo che ho fatto a mezzogiorno. Interessante, vero? Basta una piccola quantità di pane e di queste cose qui per tirare sulla glicemia di brutto, quindi ecco un messaggio che volevo darvi. Beh dai, vi ho dato un po' la panoramica di come sono andate le cose, ma finiamo in bellezza con un bellissimo panorama della Florida che ho scattato in macchina mentre ci muovevamo. Guardate qua che bel posto. Dai, spero che vi sia piaciuto, condividete anche questo. Come vedete non è tanto difficile, se hai delle abitudini sane, tenere la glicemia contenuta. È stata una giornata strana questa, prima di tutto perché ho applicato il digiuno intermittente e poi perché ho saltato la cena, cosa che non era fatto in programma, e ho mangiato due schifezze, cioè due tramezzini, invece che mangiare una cena buona fatta di proteine sane o vegetali sani, queste cose qua. Però comunque è stato istruttivo. Condividi questo video come sempre, metti un like e seguici, che abbiamo tante tante altre cose da dirti e da spiegarti e da fare insieme a te, ok? Ciao e a presto!